Tra pochissimo, benvenuti a tavola. Tu mangia? Oh sì, oh sì. Parleremo di... Primavera! Yeah, aprite le finestre, tra pochissimo. Buona visione da Perenzin Serramenti a Limana. Ottica all'angolo della vista a Belluno. Ortofrutta a sole a Ponte nelle Alpi. Benvenuti a tavola, buongiorno Natalia. Buongiorno Giorgia. Ma che cosa hai fatto di buono che c'è questo profumo? Seitan all'arancio. Ingredienti? Seitan, sale, rosmarino, salvia, arance, brandy, olio extravergine. Cominciamo la nostra ricetta. Abbiamo tagliato il seitan, rosolato in un padellino con un filino di olio, un po' di salvia e rosmarino, grattugiato la buccia d'arancio, spruzzato il seitan prima con l'arancio. Vediamo il prossimo passaggio. Questa è la fase finale. Natalia, domanda, tu questo lo servi come antipasto primo, secondo, contro uno secondo, magari con una polentina affiancata, una polentina di mais bianco. Ah, ok. Che tra l'altro a Belluno si fa meno, noi facciamo sempre la classica polenta gialla, invece la polenta bianca è già più vicentina, io, no? Ma anche polesana, io sono polesana. È più buono quello giallo, però su certi piatti così ci abbinerei bene la polentina bianca. Allora, questa ricetta io vorrei dedicarla ad una ragazza che da Conegliano ci ha scritto e che ti ha guardato già in televisione nella settimana in cui ti abbiamo avuto ospite, quindi un paio di settimane fa, e a lei dedichiamo magari questa ricetta che prevede una polenta. Dimmi cosa devo fare. Paura. Allora, ti accendi quel fiammiferino lì. Ho abbassato il fuoco perché queste pentole continuano. Facciamo così. Cuocere anche. Noi ringraziamo la Olis, olis.it è il sito internet per dare un'occhiata ovviamente a questa azienda, leader nel settore alberghiero della ristorazione, non ce la faccio, e ricordiamo in Italia e nel mondo, che ci ospita e ci dà la location di Benvenuti a Tavola, e poi ricordiamo invece la pagina Facebook di Natalia che è alimentazioneconsapevole.it. Ce l'abbiamo fatta! E sono l'alimentazione consapevole. Bambini, non fatelo! No, ma neanche, proprio non avvicinatevi alla cucina. Il piatto è praticamente finito. Natalia, grazie. C'è un profumo di arancia incredibile nella stanza della Olis. Puoi dirlo. Benvenuti a tavola. E noi ci rivediamo puntuali domani alla stessa ora. Arrivederci da Perenzin Serramenti a Limana. Ottica all'angolo della vista a Belluno. Ortofrutta a sole a Ponte nelle Alpi.